Passiamo alla Nuova Florida. Lunedì e martedì mattina le vie principali del quartiere sono libere da rifiuti, sacchetti portati via, ma anche cassonetti svuotati. Sembrerebbe che lo stato di agitazione di venerdì scorso sia rientrato. Uno sciopero che, a detta del sindaco Luca Di Fiori, sia costato alla ditta incaricata del servizio una multa salata. E lo stesso Di Fiori, ieri contattato telefonicamente, ha voluto rimarcare che la protesta è rientrata, ma le immagini parlano chiaramente. La raccolta differenziata porta a porta ritorna a singhiozzare. Via Teramo, sacchetti di umido, bottiglie di plastica indifferenziata adagiate davanti ai cancelli delle case. Non sono regolari, hanno ammesso anche i residenti, non lamentandosi più di tanto. Dipende dalla via. E sì, dipende proprio dalla zona in cui si vive, calcolando che lo sciopero c'è e si tratta di sciopero bianco, secondo alcune fonti. E non tardano ad arrivare le lamentele accompagnate dalle domande dei giornalisti. SL che si fa avanti per mezzo di un comunicato stampa. Da giorni la raccolta differenziata porta a porta è effettuata in modo discontinuo e a macchia di leopardo. In alcune zone del territorio la frazione umida non viene raccolta da una settimana. Come in passato, il motivo è che i dipendenti della società che gestisce il servizio non vengono pagati e così giustamente scioperano. Il problema sta nel fatto che non vengono pagati dal datore di lavoro, in quanto l'amministrazione a sua volta non paga la ditta. Nel frattempo, continua il comunicato di SEL, sono arrivate le cartelle Equitalia per la Tarsu, con l'aumento del 6% voluto dall'amministrazione.